E già che siamo in tema, vi invito intanto a seguire attentamente quello che abbiamo detto nel video precedente. C'è un argomento che io vorrei sollevare, ma semplicemente così, molto di lato, che è però piuttosto importante. Il libro di riferimento è questo, Il vecchio falso problema, la trasformazione dei valori in prezzi nel capitale di Marx. Ora qui io leggo soltanto mezza paginetta, perché sennò andiamo troppo lontano. Una delle grandi falsità che sorgono dal paradigma dell'equilibrio, cioè dalla struttura teorica e concettuale dell'equilibrio, è questa: non c'è nulla da fare. La grande macchina della globalizzazione è il risultato di un meccanismo automatico che non può essere fermato, una parte dell'ordine naturale delle cose tanto inattaccabile e inaccessibile quanto il grande ordine divino. Attenzione, queste sono frasi molto importanti. Ordine di? Divino, ordine divino dell'universo medievale che Galileo e Copernico riportarono sulla Terra e di cui i comuni mortali poterono divenire parte. Tuttavia, quindi, la globalizzazione viene accettata qui, in questo studio del secondo capitolo di questo libro, di Alan Freeman, il noto economista, sì, ma dell'Università di Greenwich, di Londra. Lo sappiamo. Tuttavia, il vero mondo e il vero mercato, come Mazzetti ha indicato altrove, non è in equilibrio, non si riproduce perfettamente, cambia continuamente i suoi prezzi, non riesce continuamente a vendere i suoi prodotti. La possibilità della crisi è sempre immanente in tale sistema. Se si teorizza la variabile chiave di questo sistema, produzione, investimenti, capitale, in termini di tempo di lavoro si trova una spiegazione. Manca un caposaldo, i consumatori. Sì, vabbè, qui si teorizza, però quella teorizzazione è dal punto di vista sempre dei loro, produzione, certo, sistemi di lavoro, lavoratori. Dopo faccio un piccolo intervento. Ah sì, che è legato a cambiare sociale. Il consumatore è una variabile che è stata presa in considerazione, diciamo pure negli anni 70 del Novecento, con la nascita del consumerismo, perché prima non esisteva il concetto di consumatore, prima non c'era, semplicemente perché il consumatore non esisteva, c'era il problema di produzione, una produzione inferiore ai potenziali acquirenti. E oltretutto, quindi tutto il resto, tutti i concetti legati alla qualità del prodotto, all'integrità del prodotto, al back office, alla sicurezza del prodotto, al front office, al back office, è nato tutto questo. È importante che noi lo sappiamo, è importante che ci rendiamo conto che non è nato nel Medioevo il concetto di consumatore, è nato adesso, e quelli che avevano in mano la produzione, i consumatori, gliene fregava un cazzo. Siamo stati noi, cioè noi, che io sono stato uno dei primi a partecipare al movimento dei consumatori, sono ancora un consumerista. No, siamo parte di varie associazioni di consumatori, sì, ricordiamo. Sì, sì, vabbè, comunque sì. Asso Consumatori, European Consumer, sì, ed altro. Noi stessi, appunto. La possibilità della crisi è sempre immanente in tale sistema. Questo è il punto essenziale. Perché? Perché se vengono degli intoppi in un sistema geopolitico in cui viene presa in considerazione solo la produzione, è chiaro che la crisi viene comunque. Devi coinvolgere il consumatore se vuoi avere una risposta reale. Che la helicopter money messa in atto, non è caso, da Putin. Esattamente, esatto, bravo. In termini di tempo di lavoro si trova una spiegazione della recessione in recessioni periodiche,
fasi lunghe di declino con turbulenze politiche e alta disoccupazione e, di grande importanza, la costante e secolare polarizzazione del mondo in un gruppo piccolo di nazioni ricche e uno molto più grande di nazioni povere. La teoria dell'equilibrio elimina la possibilità della crisi. La ragione decisiva, secondo me, del perché la teoria dell'equilibrio è preferita alla teoria del non equilibrio in pressoché ogni ramo della teoria economica è che nel quadro teorico dell'equilibrio è di fatto impossibile formulare una teoria della crisi, e quello è il punto, è chiaro, no? Invece, quindi la crisi è disconosciuta. Certo. Che la gente muoia di fame a questi... Non gliene frega niente, fa parte del gioco. Perché se a un certo punto la fame è tanta e la gente non compra più, io scateno una guerra, e qui la situazione... Se ha in mano sempre tutta questa situazione, ecco perché un sistema, diciamo pure, di riequilibrio, seppure parziale... Porta alla pace. È anche quello del consumatore. Allora, però porta alla pace, quindi sì. Noi qui siamo in tempi di guerra, noi stiamo parlando di un progetto che porta alla pace, quindi non è che stiamo parlando, esatto, di un bravissimo argomento non interessante per nessuno, interessante per tutti. Se tu hai... No, perché elimina la competizione. Chiaro. Se tu hai il socialismo applicato. Se tu hai la possibilità di strappare dalle mani dei finanzieri la nascita del denaro, ha creato un sistema per bloccare quello che loro non vorranno mai, è chiaro, no? Allora, per quello noi chiediamo l'aiuto al popolo, perché noi siamo il popolo e vogliamo rappresentare il popolo, vogliamo semplicemente guidarvi e far capire come possiamo sconfiggere chi ci vuole schiavi. Solo questo noi vi chiediamo, ascoltateci. Invece la crisi è sempre vista come il risultato di fattori esogeni, attenzione, perché è questo il punto. Tutti questi studiosi del cazzo, io di recente ho letto, mi pare su 7 del Corriere della Sera, un'intervista a quello stronzo che volevano farlo diventare capo del governo, che poi si sente proprio parlare uno che ha imparato, ed era un dipendente del Fondo Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, monetario, no, come si chiama? Quello pelato, Cottarelli. Di sentire parlare è uno che ha appena imparato l'abecedario, capito? Perché questi li hanno formati, li hanno messi nei posti di condizionati, i quali posti di potere hanno dato loro un reddito nella misura in cui costoro, e penso anche a Mario Monti, perché è la stessa genia di gente, hanno dato la possibilità a chi li comandava di mostrarsi docili e soprattutto autonomi. Automi. Non è proprio la stessa cosa, no? Cioè, androidi umani. Allora, ripeto, la teoria dell'equilibrio elimina la possibilità della crisi. Cioè, non è che la crisi non viene, è che io la elimino, la piglio di 2 più 2 uguale 4, ma se deve venire 5, come fanno quelli che vogliono fare le vaccinazioni, no? La stessa cosa. Ma cazzarola, cretina, adesso mi dicevano che la Lorenzin ancora ci sta dando da fare. L'ho visto in televisione ieri sera. Un posto a proposito di automi. Laddove invece è molto facile dire, guardate, voi non capite assolutamente un cazzo. Invece, quando capita l'occasione lo diciamo in faccia, sì, anche nelle sedi istituzionali, soprattutto là. Nessuno che ci abbia mai denunciato per diffamazione, calunnia. Ti immagini, portami davanti un magistrato con tutti i documenti che c'ho. Invece la crisi è sempre vista come il risultato dei fattori esogeni. Non è vero, la crisi non può essere vista come risultato dei fattori esogeni. Sei tu che ti difendi. Endemici, non esotici. Sei tu che tu difendi dicendo io avevo ragione, la mia teoria, abbiamo applicato. Quale teoria? Del cattivo governo, della cattiva politica monetaria, della politica tecnologica, del sistema di regolamentazione, dei sindacati, dei comunisti, dei terroristi, degli sceicchi del petrolio, di qualsiasi cosa di fatto, tranne che del sistema stesso. Eppur si muove,
Il sistema produce le crisi. Stiamo attraversando quello che penso sì, sia grazie. La 28ª recessione periodica del capitalismo. La 28ª recessione periodica del capitalismo. E la sua quarta onda lunga. Ciclica. E la sua quarta onda lunga di declino di accumulazione. Tali eventi si sono manifestati con la regolarità delle comete. Ho detto ciclica. Con ogni combinazione concepibile di politiche monetarie, di regimi di regolamentazione, di governo politico. Attribuire eventi così regolari, la cui forma è ripetuta più o meno in ciascun caso distinto a cause storiche e effimere o transitorie con transitorie mi sembra essere del tutto non scientifico. Chiaramente queste cause esterne interagiscono con e hanno un impatto profondo sul corso di queste crisi, ma penso che noi dobbiamo considerare almeno la possibilità che il loro determinante ultimo sia il mercato stesso, e questa è l'idea che è intollerabile perché inaccettabile da coloro il cui potere e la cui ricchezza derivano da questo mercato. Allora io vorrei aggiungere alcune cose importanti, secondo me, perché più chiaro di così, dimostrano quanto sia vero questa ricerca che ha fatto questo tizio qua. Allora, bisogna ricordarsi, ad esempio, che Bill Gates nel 1995 affermò di fronte a un pulpito che ascoltava molto interessato, che nel futuro sarebbe occorsa la necessità di pagare coloro che leggevano le notizie. Solo che era molto riduttivo, perché proprio ieri sera, poi dico altre cose, proprio ieri sera, stanotte, è andata in onda su incredibilmente, mi sono fermato perché stavo cercando un filmetto, e poi ho visto, ragazzo, ma questa è una cosa interessante, incredibilmente la 7 ha trasmesso un bellissimo servizio, per intenzioni completamente diverse da quello che adesso dico, ma che evidenziano queste cose qua, e faceva vedere una cosa che ti riguarda direttamente, lo sviluppo dell'avionica a partire dall'avvento del 747 e poi dalla lotta con l'Eurobus, con l'Airbus. Airbus, eccetera. E faceva vedere le, diciamo, le differenze di fatturati fra poi fino a quasi riequilibrio, perché praticamente Airbus e Boeing oggi sono lo stesso capitale. Oggi certo. Hanno due marchi, ma le componenti, i motori, le ali, cioè, tutto quello che cazzo vuoi, è solo una questione di restyling. Sì. Diciamo che Airbus utilizza dei materiali aerodinamici molto meno solidi, chiamiamoli così, e per chi lavora nell'ambiente aeronautico, io ci lavoro ormai da più di 20 anni, sicuramente lo senti, perché proprio ti dà un senso di vibrazioni, quasi, di suoni. Non solo di vibrazioni, ma anche proprio di quasi insicurezza, sono sincero. Mentre invece la Boeing ha sempre offerto un prodotto molto più stabile, è come dire, cammino con una Smart, diciamo, paragonato all'Airbus, e cammino invece magari con un bel Mercedes piuttosto che un BMW. Questo per far capire la solidità proprio della macchina. E questo non è poco, sinceramente. Allora, proprio perché quando si parla di mercato aeronautico, allora, si parla soprattutto di sicurezza aerea, perché la maggior parte delle persone sono intimorite da salire su un aereo che va in alta quota. Il discorso però verteva su un'altra sì, certo. linea. Allora, il discorso era questo, cioè praticamente abbiamo detto di Bill Gates sì. e abbiamo detto anche di alcuni di amministratori delegati sia di Boeing che di Airbus. La cosa incredibile però è che a partire da una quindicina d'anni è subentrato un terzo incomodo. Il terzo incomodo era un arabo degli Emirati Arabi, di cui adesso tipo Khamenei, una cosa del genere. Sì. Di Abu Dhabi forse? Sì, Abu Dhabi, insomma, uno di quegli ricco che c'ha. E che cosa ha fatto questo? Ha comprato la più grande flotta di aerei al mondo, non mi ricordo quanti erano, ma mi pare attorno ai 400 aerei, e ha cominciato a fare dumping commerciali, perché aveva capito una cosa importante, che poi l'ha ripetuta anche ieri sera nell'intervista, e cioè che servivano i viaggiatori,
non erano gli aerei più che servivano, o il personale che ci avesse un certo tipo di scelta di servizio, di preparazione o altro. Servivano i clienti, servivano i consumatori, i passeggeri, e lui ha catturato i passeggeri di tutti gli altri. Infatti all'Italia sta nella merda, come Lufthansa, che se la vuole comprare è uguale, sì, vabbè, appena no, un po' diciamo meglio. Il discorso è un po' diverso, però. Quindi aveva capito benissimo l'arabo, giustamente da cervello fino, che il gioco si giocava con i clienti, con i consumatori, perché se tu produci 5 milioni di automobili all'anno e non c'hai un compratore, duri 6 mesi, dopodiché chiudi baracca e burattini. Beh, diciamo che noi in Italia, come bravi italiani, anche in quella situazione lì, io ve lo posso dire perché stando dentro la compagnia ex di bandiera, ormai privatizzata, ancora chiamata compagnia di bandiera, ma in realtà è tutt'altro. Comunque, faccio un esempio per farvi capire come veniamo trattati a livello lavorativo noi italiani. C'è stata, come sapete bene, una partnership con la compagnia Etihad, e parlando proprio di Abu Dhabi. Beh, praticamente tu che cosa facevi? Per esempio, per andare a Sydney, in Australia, compravi un pacchetto. Magari tu eri un cittadino di Sydney che si era fatto il viaggio prima da Sydney, era arrivato prima da Abu Dhabi. Da Abu Dhabi passavi per Roma, poi da Roma andavi magari, ne so, a Toronto. Va bene? Perché noi abbiamo il volo di linea che va a Toronto. E la stessa cosa lo facevi andata e ritorno. Allora, praticamente di un volo che poteva costare magari tra i 1000 e i 1200 euro, ok? Per tutte e quattro le tratte comprese, quindi c'era la tratta Sydney, Bangkok magari, Bangkok, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Roma, Roma, Toronto, ok? Sono quattro tratte. Ma che cosa veniva pagato a noi come compagnia? A noi veniva pagata semplicemente la tratta da Toronto a Roma e Roma a Abu Dhabi, cioè due sulle quattro. Sapete quanto prendevamo in percentuale rispetto a quel biglietto di 1200 euro? Appena il 10-15%, cioè vuol dire che il grosso del guadagno sul biglietto veniva fatto dalla compagnia che portava da Abu Dhabi a Bangkok e poi a Sydney. Sì, ma era proprio quello che portava i clienti. Questo per farvi capire, sì, portava i clienti, ma allo stesso modo il costo del personale doveva essere per forza tagliato, e parliamo di noi dell'Alitalia. Giustamente il costo del biglietto era più basso, noi avevamo più spese di carburante che altro, e quindi il guadagno non c'era. Allora chi all'epoca stava nella politica, e poi lì possiamo introdurre tutto un discorso collegato a governi costituzionali o meno, che diceva appunto di fare il bene degli italiani e della patria, questo va invece puntualizzato sul fatto che il bene della patria rispetto a una compagnia di bandiera non veniva assolutamente fatto, perché non venivano rispettati tantomeno i valori di mercato a livello lavorativo dei lavoratori, ma soprattutto non ci poteva mai essere un guadagno, e quindi di conseguenza si andava per forza in perdita. Quindi ad oggi le perdite che vengono definite in una compagnia come l'Italia, dove si chiedono ancora dei fondi statali, beh, bisogna andare un attimino più a scavare, non è tutto come sembra, essendo purtroppo i media di regime a favore sempre dei potenti. Questa è solo per fare una parentesi degna giustamente della nota. No, quindi il discorso, per concludere, da parte mia, diciamo, l'aspetto che volevo rilevare è che, come ho scritto nell'altro libro, Arma Letale, eccetera, l'ultimo capitolo, il 35esimo, in cui arriveremo al punto in cui ci sarà, perché falliranno le compagnie, le aziende, eccetera, sì, perché incapaci di sostenere la competizione, perché sarà sempre qualcuno che vende a un prezzo più basso una qualità magari inferiore, ma che comunque è raggiungibile. No, ma non ci saranno più lavoratori. No, aspetta, quindi da una parte non ci saranno quindi aziende, le quali non avranno più i lavoratori, perché i lavoratori, l'azienda fallita, andranno a spasso e non troveranno altre aziende che li assumono, quindi non ci sarà qui più la possibilità di avere una equa distribuzione delle risorse economiche, finanziarie e monetarie, quindi non ci sarà potere d'acquisto, quindi quelle aziende che pure rimarranno sul mercato temporaneamente, perché destinate a essere soppresse pure loro, non potranno avere più potenziale clientela, ed è quello il problema. E quindi le aziende, o le aziende stesse finanzieranno i potenziali acquirenti attraverso, per esempio, come stanno facendo adesso, con leasing a lungo termine. Appunto, no, con l'automobile. È una delle modalità. Diciamo, anche con gli aerei lo fanno, infatti. Certo. Perché? Perché altrimenti non c'hanno mercato, e quindi non avendo il mercato non possono smaltire le scorte. Certo.
Ricordiamoci sempre che le guerre vengono fatte per questo scopo qua, certo, per smaltire le scorte di armamenti obsoleti. Diverso poi sapere che una persona come un certo Toto, che era il patron di Air One, che poi ancora è all'interno del management Alitalia, ha fatto praticamente acquistare il leasing degli aerei a un prezzo che avremmo potuto tranquillamente comprare quegli aerei. E ricordiamo che quando l'Alitalia è stata smantellata nel primo fallimento del 2008, ha messo a terra degli aerei che avrebbero potuto volare almeno altri 15 o 20 anni. Quindi parliamo di aerei buttati in pista tipo Napoli, anche Roma, parliamo di McDouglas 80, parliamo di McDowell 11, parliamo appunto di stessi 747, poi sostituiti dai 777 della Boeing. Cioè, quelli erano tutti aerei comprati che facevano parte dei beni dell'azienda, certo, mentre invece sono stati messi a terra per prendere degli aerei Airbus in Irlanda con dei leasing, ma dei leasing assolutamente non convenienti. E allora, per concludere, il cerchio si restringe, il mercato si fa sempre più ristretto per, diciamo, la morte dei potenziali attori, cioè le aziende, ma soprattutto i compratori. E arriveremo al punto in cui ci sarà un'unica azienda, come dicevo nel mio libro, che produce tutto quello che può produrre, ma che avrà un unico finanziatore, un unico amministratore delegato, perché anche gli altri finiranno, e ci sarà un unico consumatore che è lui. Quindi questo per dire che questo progetto politico, finanziario, economico, industriale messo in piedi 150-200 anni fa è diventato il carnefice e il moloch di se stesso, cioè è come si chiama quello che si mangiava da solo, quello greco, quel personaggio greco che si mangiava da solo, non è che si mangiava da solo, il tempo, Cronos, certo, che mangia i figli, mangia tutto, sì, certo. Ecco, Cronos è questo, è la rappresentazione di Cronos. Mentre Cronos ha sputato i figli, e i figli sono nati seminei, ed è stato ucciso da Zeus, ricordiamocelo, sì, bene, che era il suo figlio per prediletto, il quale appunto non solo non è stato più ucciso, ma oramai si sta ridivorando tutti i suoi figli, a cominciare dall'essere umano e da tutti quello che è il prodotto interno lordo della totale e completa genia umana. Quindi, se vogliamo, è cosa che dovranno per forza fare gli stati, perché a un certo punto arriveranno le rivolte, arriveranno l'assalto ai forni, arriverà tutte le varie cose che sappiamo. L'assalto ai forni crematori, dove ci metteranno i governanti se non fanno. Quindi questo è una ineludibile necessità di svolta, per forza. Quindi o lo facciamo noi, o lo fa il governo, o lo fa il governo mondiale, la Fondo Monetario Internazionale, che sia, questo è un obbligo di sopravvivenza della specie, a meno che l'intenzione non sia la strage e l'eliminazione della specie umana in favore degli androidi e dell'intelligenza artificiale. Questo staremo a vedere. Ciao, chiaro. In ogni caso, questa è la conclusione a cui noi siamo arrivati. Cari amici, vi salutiamo perché non vi vogliamo tediare. Ricordiamo sempre l'evento di incontro con noi del 26 gennaio di quest'anno 2020 a via Antonio Bertoloni 45 ai Parioli. Esatto, alle ore 11, quindi venite verso le 10:30. 26 gennaio 2019. Solo. Sempre.